Il programma è offerto da Propeca, fabbrica italiana di serramenti in PVC, vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno. Un televisore perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Buonasera, in ritardo, ma buonasera, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma ci siamo, non preoccupatevi, quasi al gran completo. Non è il bar, 13! 13! Oh, ho fatto 13! Ti basterebbe un gol e la felicità scoppia dentro di te. Un gol. Buonasera, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Parliamo di Calcio in questo che è il lunedì della gioia ma anche della tristezza per la Giana che festeggia l'allungo sulla seconda, sul Bogliasco ma anche sul Rapallo, che però piange la scomparsa di uno dei suoi tifosi che si è sentito male proprio allo stadio domenica. È il lunedì dei sorpassi, quelli reali e quelli virtuali. Reale, quello del girone C di eccellenza, quel Ciliverghe che ha battuto 6-0 con un punteggio tennistico del Brusaporto ed è passato in vetta. E quello virtuale del Sondrio che ha accorciato, è a meno uno, ma ha una gara da recuperare e quindi potrebbe passare in testa. E anche il lunedì del quasi festeggiamento, quello dell'Oltre Po' Voghera, perché ormai mancano 3-4 punti a secondo di chi deve riposare, di che cosa faranno le altre, ma ci siamo quasi e a 5 giornate alla fine è assolutamente un traguardo importante. Ed è anche il lunedì della paura, perché comunque la propria Piacenza adesso è a meno 5, il suo vantaggio continua a sottigliarsi. È vero che il calendario è sicuramente anche dalla sua, però l'Inveruno l'occasione non se l'è fatta sfuggire e adesso è appunto a sole 5 lunghezze dalla squadra di Piacenza. Di questo parleremo e lo faremo con Davide Castagna dell'Ecco. Ciao Davide. Ciao, buonasera a tutti. Vincitori ieri a Mapello, quindi tutto regolare e continuate il vostro buon campionato nonostante fosse partito un po' così. Sì, il nostro obiettivo in questo momento è la salvezza. Manca ancora un passettino, quindi faremo di tutto raggiungerlo il prima possibile per poi magari pensare qualcosina più avanti. Un po' più avanti, tu intendi nell'arco comunque di questo campionato? Sì. O già dalla no, prossima No, in questo stagione. Campionato. Andrea Ciceri, mister del... Dillo tu, perché io faccio casino. Palla vicino. Palla vicino. Eccellenza. Eccellenza di Busseto, Emilia Romagna. No, romagnola ma emiliana, emiliana, se vogliamo sì, metterla emiliana. Così, quindi girone emiliano, ma lodigiano, ex fanfulla e non solo, poi ci faremo raccontare anche perché abbiamo un regista laziale, non so se lo sai, ma si potrebbe essere segnato qualcosa. Ciao Stefano. Ciao Federica, buonasera a tutti. A fianco a lui Matteo Bonacina, abbiamo composto questa coppia giornalistica, però Matteo non sei quello che urla nelle cronache, tu, no, tu sei quello più pacato. Sì, esattamente. Diciamo che ho passato la fase dell'urlatore. Vedi? Dovresti imparare. Si guarisce da questa cosa. L'ultimo urlo importante, diciamo, l'ho fatto l'anno scorso quando Davide ha segnato a Crema. Quella era una partita veramente importante, per cui era anche decisamente sentita, è uscito tutto. Esatto. L'Ecco Channel, le sintesi che noi vi proponiamo dell'Ecco, le curano appunto loro. E poi in collegamento ci sono i due nuovi acquisti della Giana, non so quanto saranno uno, felici. Uno già ufficiale da tempo. Uno già ufficiale da tempo, è vero. Il numero 28 Guido è già ufficiale da tempo, il numero 66, boh, manca un 6 e mezzo, 666 ci stava meglio. C'è chi chiede se è il peso, se sono gli anni. Ha sbagliato Ghidotti, io volevo mettere un altro numero a fianco del 6, ma non era possibile. Ok, quindi la data di nascita possiamo svelarlo? No. Non sei come le donne che si tirano indietro gli anni? 76, ha sbagliato. 76, ma chi ci crede? Vabbè, invece a proposito dei numeri, 348-288-5880 per mandare i vostri sms o per intervenire in trasmissione. Stasera naturalmente parleremo anche di Coppa Italia, Serie D, la finalissima di giovedì a Firenze. Fra Pomigliano e Pontisola avremo anche in collegamento telefonico un giornalista di Pomigliano che ci dirà lo stato di salute di questa squadra. Di quello del Pontisola e di stato di salute parleremo poi noi. Certo, l'anticipo di sabato non è andato bene, anzi il 5
5-0 rifilato alla Pontisola dal Darfo, più che ai fini del campionato, che quello non è un problema, potrebbe forse pesare un po' sul morale, anche se sia da una parte che dall'altra, intendo Pomigliano e Ponte, hanno giocato un po' al risparmio, tenendo un po' i titolari in panchina e schierando pochi titolari ufficiali, che poi scenderanno in campo anche giovedì. Comunque, nel derby bergamasco ha spuntato la Aurora Seriate, 2-1 sull'Alzano Cena, ha vinto 4-0 il Caravaggio col Borgomanero e 5-0 nell'anticipo il Darfo col Pontisola. Ha vinto anche il Gozzano, 2-0 con la Castellana. L'Inveruna ha travolto il Piacenza, c'è un gol di Sar che poi vi faremo vedere, è veramente molto bello, 3-1. Il Lecco ha vinto sul campo del Mapello Bonate, 1-0. Ha vinto anche la Pro Sesto all'ultimissimo minuto con un gran gol di Greco in casa dell'Olginatese, 1-1 fra Pro Piacenza e Legnago, 1-1 anche fra San Bonifacese e Seregno. Quindi la classifica vede in testa la Pro Piacenza 59, Inveruno 54, Seregno e Pro Sesto 49, Piacenza 47, Olginatese 46, Pontisola 45, Caravaggio 44, Seriate 43, però il mister della Seriate dice che non sono ancora salvi, Lecco 39, Legnago 35 insieme alla Castellana, Borgo Manera 30, Alzano Cenne e Mappello Bonata 29, Gozzano e San Bonifacese a 24, Darfo a 22. Anche lì la lotta per evitare le retrocessioni dirette è veramente aperta. Io lascio naturalmente spazio a Stefano, che commenta i risultati di giornata. Stasera, amici, il mio pezzo è abbastanza toccante, quindi un consiglio. Bambini, su Rai 1, Carosello. Di là si passa, poi tac, tornate qua. Regia. Sole alla valle, sole alla valle. Devo darvi una brutta notizia. Matteo Renzi ormai ha deciso, le province vanno a morire. Perché l'hai fatto, Matteo? Perché? Ripensaci, ti prego, la storia di questo paese distrutta da un decreto legge. Lo senti, Modugno, amara terra mia? Conoscevi una donna carina? La guardavi negli occhi? La prima domanda qual era? Di dove sei? E lei diceva, e vengo da Cedegolu. Vicino a Capo di Ponte. Ah beh, allora. Ma dai, il paese più importante della valle è Darfo Boario Terme. E lì andavi a nozze, Matteo. Darfo Boario, provincia di Brescia. Quello che ha battuto 5-0 il Pontisola. Che giocatore Lorenzi. Ma sì, il derby lombardo, con voi che lottate per la salvezza e loro in allarme totale al quarto capo di seguito. Lei ti guardava irritata e diceva, ma che derby lombardo, noi con i bergamaschi non abbiamo niente a che fare. E poi il Ponte sta indirettamente falsando il torneo, lo pensano tutti. Non può aver la testa solo alla Coppa a Firenze e perdere tutte le partite, non è giusto. Lo pensano tutti? Chiedi tu incuriosito. E lei risponde, eh sì. A Cineverghe non si parlava d'altro prima del match col Brusaporto, altra sfida fra bergamaschi e bresciani. Lo pensano sicuramente a Gozzano i gozzanesi, i gozzaniani, i novaresi non si può dire, insomma i piemontesi, che speravano di allungare in classifica con il 2-0 sulla Castellana. Lo pensano anche i San Bonifaci, i Santi Bonifaciani, insomma no veronesi, i veneti. 1-1 al Seregno lanciatissimo, al quale non basta Marzeglia. Un punto d'oro e là in basso è tutto riaperto, Sono rimasti male del Darfo nei playoff che è rientrato, anche gli alsaziani, che perdono contro i seriatesi. E oggi farebbero la finale contro i cugini bonatesi, o bonatiani, o bonatelli. Matteo, hai capito cosa hai fatto? Cosa stai per fare? Il torneo delle province non c'è più. I campionati giovanissimi provinciali A, gli allievi provinciali B, tutti chiusi. Le strade provinciali, cosa dimenticavo, finite, eliminate. Ma mettiamo il caso che devo andare da Mappello a Lecco. Da che parte passo? Bergamaschi contro Lecchesi, così abbiamo sempre detto. No, Mappellini, Mappellesi, contro Lecchini, Leccani, boh. E poi, senza strada, non avrei mai visto il gol di Capugna. Il decimo dell'anno che mette al sicuro i suoi dell'area play-out.
Matteo, non lo fare, ti prego. Non puoi dire a uno di Piacenza, sconfitto 3-1 a Inveruno, grandissimo Sar, e oggi a rischio playoff, che è come uno di Correggio, provincia, di Reggio Emilia, prima nel gruppo D. Allora, le tre capoliste, prendere insieme, Parmigiano-Reggiano, la Coppa di Piacenza e il Gorgonzola, che menù. Altro che provincia, volete, tutti d'accordo. E poi, a proposito, ma chi abita a Gorgonzola e segue la Super Giana che vola a più 9 con Biraghi e Spiranelli? Come si chiamano? Gorgonzolesi? I Zolani? I formaggi? Matteo, non lo fare, ti prego, non lo fare. Un tuo paesano un pochino famoso, si chiamava Dante, lo diceva 700 anni fa, i pisani veder Lucca non ponno. Ricordi? I pisani del Forcoli sperano che muoia il camaiore. Lucchesi! Non lo fare, lo vedi, non lo fare, ti prego. Anche perché quello era il canto 33 dell'inferno. Il conte Ugolino che la bocca sollevò dal fiero pasto con la sua morte terribile, suoi, dei suoi figli, quella di Ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove il sì suona, perché i vicini a te punir son lenti. Matteo, non lo fare, senti Modugno, amara terra mia. Antipatica la tipa con cui parlavi, quella vocina veramente fastidiosa. No, ma non succede tutto sto casino, non ti preoccupare, cioè è più formale che altro. Ma è perso, cioè, tutti sei perso. I termini, Federica, non che noi usiamo. Dire che sei Lilodi. Tutti i termini, derby bergamasco, derby bresciano, derby, cioè veramente tutto finito. Adesso l'unico derby che c'è era quello fra Piacenza e Piacenza ieri, con le due che si cercavano un favore a vicenda, ma la Piacenza il favore della Piacenza non è che non ha voluto farlo, proprio non gli ha fatta. Andiamo a vedere le immagini di quello che è successo a Inveruno. Io le ho lasciate tutte, nel senso che di solito scegliamo magari i gol, ce n'erano quattro, per cui figurati, ce n'è anche uno annullato, anzi due annullati, uno per parte. Però le abbiamo lasciate tutte perché effettivamente la partita è stata molto bella, al di là dei quattro gol ci sono state subito in apertura, qui avete visto una traversa, ma diverse occasioni da una parte e dall'altra. Qui naturalmente in maglia giallo-blu c'è l'Inveruno e in maglia bianca c'è il Piacenza. Inveruno che ha avuto in Sara un giocatore veramente in più, non solo per i gol che ha messo a segno, ma ha veramente fatto ammattire un po' tutti. Questo è un altro palo colpito ancora l'Inveruno e poi c'è il gol con il rimpallo, non mi riferivo naturalmente a questo come gol particolarmente bello di stare al 24esimo nel primo tempo. Il 2-0 qui c'è un'altra occasione importante con la bella parata del portiere del Piacenza che poi protesta con la sua difesa. Si fa vedere anche il Piacenza dalle parti del portiere dell'Inveruno, Inveruno che però raddoppia al 39esimo e lo fa con Mazzini, se non sbaglio è proprio questa la azione del 2-0, c'è la respinta corta, il doppio rimpallo e poi il gol di Mazzini. 2-0 dell'Inveruno quando siamo al 39esimo. Ma il 3-0 arriva ancora prima del fischio finale e lo mette a segno, sa, c'è questo bellissimo e lunghissimo lancio e poi c'è questo che fa un gol veramente bellissimo ed è il 3-0. La partita è praticamente finita, direte voi. No, beh, secondo tempo lo si gioca anche a buon ritmo nonostante tutto. Qui c'è il gol con il Piacenza che prende di sorpresa la difesa e chissà cosa avrà detto il mister dell'Inveruno negli spogliatoi per questo gol. Lo mette a segnare Modeo, è il 46esimo, quindi siamo ancora dentro il primo tempo. Queste invece sono le immagini della ripresa. Questo è il gol annullato al Piacenza, poi vedremo la moviola, ma il gol era regolare, nel senso che non c'era fuori gioco nonostante la segnalazione perentoria, perché andrà a cercare se gli arbitri sono dello stesso livello anche in Emilia Romagna oltre che in Lombardia. Questo invece è il gol annullato sempre a Sarra, ma qui anche se le immagini non ci consentono di vedere quando parte il giocatore, sembrerebbe effettivamente in fuori gioco. Qui c'è un'altra buona occasione del Piacenza con la bella parata del portiere dell'Inveruno, qui ancora Inveruno pericoloso con questa girata che però finisce lontano dalla porta piacentina e poi penso che ci sia poco altro da vedere, ma come vi siete potuti rendere conto la partita è stata particolarmente intensa. Andrea,
si parla spesso degli arbitri, si parla in Serie A, ma si parla anche a scendere di categoria in categoria. Noi abbiamo sempre detto che secondo noi sbagliano in par condicio, nel senso che non sono all'altezza forse delle categorie che affrontano, forse non sono particolarmente preparati. Cosa ne pensi? Ma condivido in pieno, ma penso anche che come sbagliamo noi allenatori in tutte le categorie, e sbagliano tanto anche i giocatori, anche gli arbitri hanno il sacrosanto diritto di sbagliare, anche secondo me non lo fanno sicuramente per volontà, per favorire qualcuno, ma proprio perché ci sono dei limiti. Ecco, forse l'unica stranezza è che nelle nostre categorie dilettantistiche troviamo arbitri spesso inesperti, perché sono arbitri che devono ancora formarsi per fare professionismo. Sono anche spesso giovanissimi. Spesso sono molto giovani, e quindi in realtà diciamo che le nostre categorie funzionano un po' da apprendistato per questi arbitri, e noi ne paghiamo le conseguenze, appunto, a volte di magari una personalità non adeguata comunque all'importanza di determinate partite. Però per il resto, ripeto, sbagliano come sbagliamo tutti noi. Avessero preso i tuoi un gol come quello che ha fatto il Piacenza? Mi sarei arrabbiato parecchio, sì. Di solito la prima cosa che dicono, Davide, è state davanti alla palla quando fischiano una punizione, no? Sì, di solito sì, però di stare anche attento, perché ultimamente prendi gialli per niente se ti metti davanti perché alla palla. Perché dai fastidio. Sì, quindi magari hanno pensato di evitare di prendere qualche ammunizione, che per l'Inveruno saltare qualche partita per qualche giocatore è molto importante in questo momento, che lottano per vincere il campionato magari. Matteo, ti leggo un messaggio che è arrivato stamattina, ce l'hanno mandato per paura che non lo leggessimo. Allora, è vero che la propria Piacenza non è più quella di una volta, ma a parte l'Inveruno non è che le altre, nemmeno il super sponsorizzato Seregno, facciano molto meglio. A parte i demeriti della squadra, non capisco perché nel dubbio fischiano con facilità rigori contro e in casa, Borgomanero e quello clamorosamente fasullo di ieri a favore del Negliago, di cui però noi non abbiamo le immagini. Domenica scorsa, Lecco, a 5 minuti dalla fine, rigore evidente per fallo di mano su tiro di Pessagno, non è stato assegnato, nell'immagine non c'era. È per questo che te lo leggo, perché le immagini sono le vostre. Volevo fare i complimenti per la trasmissione, vi seguo su YouTube, eccetera. Giorgio da Piacenza. Allora, pro Piacenza, partiamo dal presupposto della pro Piacenza settimana scorsa. Penso che pro Piacenza si... hai visto? Cioè, in calo, come dicono effettivamente, per il una primo tempo, come che si suol dire, doveva baciarsi i gomiti, perché ha avuto tanta fortuna, l'Ecco ha fatto una prestazione, penso il miglior primo tempo della stagione, poteva andare tranquillamente sul 2-0. Poi ovvio il pro Piacenza è la squadra prima in classifica e non ha rubacchiato il punto, ha meritato non di andare in vantaggio ma comunque di strappare un punto, che poi il rigore ci fosse un rigore a 5 minuti dalla fine, non mi pare che abbia protestato, ci siano state tutte queste proteste veementi nemmeno in sala stampa a parte allenatore. Di certo è la squadra che comunque nel complesso mi è sembrata la squadra più quadrata e che merita di stare in prima posizione. Perché poi parlando anche poi con Davide, con gli altri giocatori, quando vedi il 70% delle squadre di questo girone, che il cui terzino, fare un esempio, spazza il pallone ogni volta che è in possesso, invece ho visto Carminati, che era terzino sinistro la scorsa settimana, scaricare, cercare sempre lo scarico sul suo compagno di squadra avanti a lui per partire con l'azione manovrata, ti fa capire che c'è un lavoro, un'impostazione che è finalizzata a avere un certo tipo di gioco e che poi andrà portata in Lega Pro, perché penso comunque si risolleverà. Adesso avrà il braccino, perché quando hai tanti punti di vantaggio a poche giornate dalla fine ti viene un po' il braccino, però come era successo anche alla Pergolettese l'anno scorso. Abbiamo l'immagine della moviola, giusto? Più che altro per sì, del fuorigioco, per rendere merito, visto che da Piacenza ci accusano normalmente di essere un po' di parte. Beh, qui non lo siamo di sicuro, perché questo è il passaggio, più o meno questo è il punto, e il giocatore sulla sinistra, che non so chi sia, quindi non mi azzardo a dire nomi che poi li sbaglio, però era tenuto in gioco dal difensore Amodeo era, ok, grazie Davide. Però adesso smentitemi se volete smentirmi, Stefano è in gioco, cioè il difensore centrale lunghissimo dietro in mezzo che tiene in gioco tutti, sia quello che è dietro di lui che quello che sta a sinistra. Quindi questo era un gol d'accordo con te da convalidare. Eravamo nel secondo tempo, non so più o meno a che minuto,
però nel secondo tempo. Poi il gol di Sarri invece non ve lo faccio vedere, quello annullato, perché comunque non si capisce, sembrerebbe un fuorigioco, ma le immagini non ci danno la possibilità di capirlo, appunto. Allora, se mi chiamate Davide La Rocca, parliamo anche un attimo del discorso della Coppa Italia, poi quando è in... un collegamento me lo dite. Chiedo a due giocatori, uno ancora in campo, uno che ci stava fino a molto tempo fa, quando hai smesso? Due anni fa. C'è questa finale, è una finale, quindi si tirano fuori energie anche nascoste, perché ci arrivano due squadre che hanno perso in campionato. Beh, il Pontislav era da 4 sconfitte consecutive, ha avuto un po' di problemi di assenze e quant'altro. C'è chi dice che si stia risparmiando per questa finalissima, che è l'obiettivo più importante che hanno da raggiungere quest'anno, perché la finale di Coppa Italia nazionale, loro l'hanno già vinta, poi ci tengono in modo particolare. A Pomigliano non stanno messi molto meglio, avevano 2 o 3 squalificati che si sono riposati domenica e arrivano poi da una sconfitta. Non fa testo quello che è successo, no, fino adesso. Il campionato, le ultime giornate assolutamente, diciamo che l'anomalia è questo regolamento che prevede a questo punto per squadre che non possono più vincere il campionato di dare più importanza alla Coppa, quindi l'anomalia è quella di concedere a queste squadre di snobbare il campionato come sia inevitabile. Il problema è di regolamenti, il problema è di calendari e di date. Io penso che una partita del genere, probabilmente messa sotto la Pasqua, il sabato, lunedì di Pasqua, poteva sicuramente permettere tanto di giocare regolarmente questa partita e magari di dare lo stesso un risalto importante a questa competizione. Però penso che ormai le due squadre hanno in testa, e anche da un punto di vista fisico, atletico, da un punto di vista di scelte, hanno solamente in testa questa finale. Entro in pieno perché nel pezzo mio appunto parlavo che ieri a Cili Verghi si parlava chiaramente del Darfo Pontisola di sabato, e un dirigente mi ha detto una frase che io sottoscrivo in pieno: ma Roma in questo caso le due finaliste nazionali d'ufficio le blocchi, quindi tu ieri Pontisola e Pomigliano d'Arco non giochi, hai diritto al turno di riposo. Lo vedono male? Io sono d'accordissimo con questa persona che ieri mi ha detto così. Tu come la vedi da mister? Sì, concordo, anche se penso che la cosa ancora più giusta sarebbe probabilmente posticipare a fine campionato, a finale Coppa Italia, esatto, in modo tale di non inficiare la regolarità e permettere alla squadra di giocarsela fino all'ultimo. Così davvero credo che, come dice prima, le squadre che coinvolte nella bagarre dei play-out o comunque della retrocessione possono essere un po' adirate nei confronti di alcune partite che non sono andate come in teoria i valori avrebbero espresso. Mi dicono che c'è in collegamento Davide La Rocca. Davide, mi senti? Io non lo sento, se lui sente me non lo so, perché non ho ritorno, la cassa è accesa ma io non ho ritorno. Mi senti? Dovrebbe essere in linea, ci riproviamo, ok, fatemi voi dei segnali quando mi sente così lo faccio intervenire. Davide, invece chiedo a te, ci saranno uno squalificato per parte se non sbaglio, Stucchi per quel che riguarda il Pontisola e anche un giocatore del Pomigliano. Sì. Annulleresti, azzereresti le squalifiche prima di una finale? O pensi che sia giusto così? No, penso che sia giusto così. Mi spiace per un Pontisola perché Stucchi è un giocatore importante a metà campo per loro. E da Pomigliano conosco un ragazzo che si chiama Suriano, che giocava con me e sta facendo bene. Alecco ha fatto un po' così, invece sta facendo bene. E una squadra che ho visto anche in tele su Rai Sport è una squadra abbastanza tosta, però il Pontisola... Nonostante sia in una posizione di centro classifica, sì, media, sì, però media sono bassa, tanti forse. Giovani, ragazzi 88, 89, 90, che hanno voglia di giocare. Poi vabbè, il Pontisola è una signora squadra, quindi il calo che ha avuto adesso secondo me riguarda soltanto per la Coppa e stanno preparando al meglio. Mi fate dei segnali, ci possiamo riprovare? Non ci riproviamo, assolutamente. Allora andiamo a vedere qualche cosa ancora. Andiamo a Lecco, cioè, vediamo. Pubblicità, lancio la pubblicità così sistemiamo il collegamento, dai, facciamo così, anche perché siamo a 23 minuti, non mi accorgo mai, ok, andiamo in pubblicità. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di cantare. La Plaza, da più di 30 anni è la tua caffetteria, champagneria, la tua gelateria e cocktaileria. Da sempre punto d'incontro per i tuoi pranzi di lavoro, il tuo aperitivo speciale, le tue serate con musica e animazione, addio al celibato e compleanni.
da sempre il locale giusto per il tuo divertimento, la tua serata foto da ricordare. La Plaza è a Bergamo, in piazza Emanuele Filiberto 4. Ti aspettiamo! Ropeca, fabbrica italiana di serramenti in PVC con oltre 25 anni di esperienza nel settore, produce serramenti ad alte prestazioni termiche ed acustiche. I serramenti Ropeca sono progettati e realizzati con metodi innovativi per soddisfare ogni richiesta del cliente e durare nel tempo. Negli oltre 1500 metri del rinnovato showroom di Curno potete trovare un'ampia gamma di porte interne, porte blindate, inferriate di sicurezza, controtelai monoblocco, porte sezionali per garage, tapparelle frangisole e zanzariere. Il tutto correlato da posa in opera professionale effettuata dai nostri tecnici specializzati. Lo staff di Ropeca vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno. Sei un artista del make-up? Pensi di essere il migliore? Ami la competizione? Esprimi il tuo talento. È la tua occasione. Stiamo arrivando! Professionalità, efficienza e serietà in tutti i settori della sicurezza. Questo è il Corpo Vigili dell'Ordine. Veri professionisti a difesa delle cose che contano. L'Istituto di Vigilanza è in grado di fornire qualsiasi tipo di servizio. Pattugliamento stradale, servizio di piantonamento fisso, impianti d'allarme, servizio antirapine e antitaccheggio, servizio scorta e trasporto valori, videosorveglianza, vigilanza contro atti vandalici. Telefona per informazioni al numero 030 27 80 562. Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare. Adesso vediamo, quando sistemiamo i problemi tecnici torniamo in ritorniamo in linea. Provo a chiamarlo. Davide, mi senti? Sì, ci sono. Ok, perfetto, adesso ti sento anch'io. Ciao. Perfetto. Allora, ci diamo del tu, giusto? Certo, assolutamente. Perfetto. Noi vorremmo notizie da Pomigliano, poi noi ti diamo notizie false, naturalmente, da Ponte. Però certo, volevamo sapere come stava il Pomigliano, che ha perso in campionato, ma sappiamo è sceso in campo con una squadra priva di tantissimi titolari. Sì, sì, ovviamente si è data priorità a questa importantissima partita di giovedì. La squadra addirittura è partita già ieri all'orario di pranzo per Firenze. E stamattina si è già allenata allo stadio Buzzi proprio per testare anche il manto erboso, che era una delle, diciamo, delle particolarità di questo impianto, e quindi per non lasciare nulla al caso la società ha deciso di partire molto presto in vista di questa partita, e quindi stamattina già hanno fatto un primo allenamento per testare il manto erboso. Cavolo. Ma diciamo questo lungo ritiro che fu fatto anche in vista della trasferta di Arezzo della semifinale portò bene, quindi forse anche un po' per scaramanzia è stata una cosa ripetuta. E al Pomigliano mancherà un terzino destro, che Marco Candrina, un difensore, diciamo, completo, che può fare squalificato, può fare sia il centrale che l'esterno, quindi Pomigliano potrebbe anche giocare con due under in difesa come esterni difensivi e proporre, diciamo, un tridente tutto over, insomma, con Soriano, Panico ed Esposito, oppure potrebbe anche iniziare inizialmente con cinque under, visto che Romano, che è un attaccante classe 93, credo abbia poco da invidiare all'altra prima punta che è Esposito. Infatti Romano fu il grande protagonista della vittoria di Arezzo nella semifinale. Tu che li visti giocare per tutto il campionato e quindi li conosci bene, qual è la forza di questa squadra? Allora, la forza di questa squadra è che nelle partite importanti non hanno mai sbagliato. Cioè, Pomigliano, partite importanti, intendo dire proprio questa ad Arezzo, andata e ritorno, e anche la partita secca con l'Acragas. Cioè, Pomigliano è arrivato
in finale battendo il Savoia, che credo sia una delle squadre più forti dell'intera Serie D, è andato a vincere ad Agrigento, che è la seconda forza del nostro girone ed è una squadra davvero forte, e poi ad Arezzo ha fatto veramente una partita perfetta. Diciamo che il Pomiano, quando si concentra, quando è un appuntamento come si deve, diciamo, non lascia mai nulla al caso, ed è una squadra che si fa fatica a battere, ecco. E diciamo è una squadra che ha alcuni punti di forza, sentivo prima durante la trasmissione, perché prima vi sentivo e si è sentito parlare di Suriano, e Suriano è un giocatore che da quando è arrivato veramente ha fatto molto bene, un giocatore che se in giornata veramente fa la differenza, almeno con noi l'ha fatta da quando è arrivato da ottobre, facendo veramente cambiare passo alla squadra. Una squadra che nelle prime 5 partite di campionato aveva racimolato 0 punti, una partita malissimo, un progetto praticamente sconvolto rispetto a quelli che erano, si era partita a luglio con un'idea tattica, un'idea di gioco, di giocatori, e dopo 5 sconfitte consecutive è cambiato totalmente. E quindi, diciamo, Suriano è stato uno dei giocatori che ha fatto fare il salto di qualità alla squadra, insieme anche a 2 centrali difensivi, che sono, diciamo, 2 centrali di categoria e che, tra l'altro, curiosità, sono entrambi proprio di Pomigliano, ecco. Cosa sapete del Pontisola? Come ve l'hanno presentato? Ma io ho visto un po', mi sono affidato un po' a quelli che sono i numeri e la storia degli ultimi anni, e quindi è una squadra che è assolutamente da temere, visto che è sempre arrivata tra le prime squadre in campionato ed è sempre arrivata fino in fondo in Coppa, uscendo spesso anche per sfortuna. Quindi questo credo che sia un bene per il Pomigliano, perché terrà alta l'attenzione, anche se comunque in queste partite, anche se il Pontisola in questo momento fosse ultimo, non credo che nessuno si sognerebbe mai di pensare ad una gara facile, perché lo sappiamo tutti che le finali sono partite a sé, che possono decidersi tramite qualche episodio, e dove comunque raramente, cioè spesso capita che anche la più forte riesce a perdere, ecco. Sì, quello lo stavamo dicendo anche noi qua, nel senso che il Pontisola viene da un momento negativo, nel senso che ha perso 4 gare di fila in campionato, però ha degli uomini che si svegliano proprio in queste occasioni, quando si svegliano sì, vabbè, riescono a risolvere la partita, per cui... Certo, vabbè, ma onestamente anche, cioè io lo capisco perfettamente il calo del Pontisola, c'è, cioè, una squadra che era terza, però ovviamente arrivando già in finale sono sicuramente matematicamente almeno ai quarti di playoff, e ci sta un calo. Il Pomigliano il calo non l'ha avuto, perché il Pomigliano doveva fare i punti ancora per salvarsi, quindi, certo, quindi ha dovuto comunque, diciamo, impegnarsi al 100%. Il calo del Pontisola credo sia naturale, non credo sia nulla di preoccupante, ecco. Giovedì sta. Sei a Firenze? Sì, giovedì sarò perfetto, a Firenze. Perfetto, sì. Allora ci vediamo. Intanto ti ringrazio per le informazioni che ci hai dato. Di nulla. Grazie, buonasera. Buona serata. Bene, quindi vi abbiamo detto quello che succederà giovedì, vi ha presentato più che bene Della Rocca. Dicevi un tuo ex compagno di squadra, sì, ha nominato, quindi sì, un tuo ex compagno, un tuo, c'è, cioè un po'. Sì, siamo stati compagni nella nazionale dilettanti Under 18 tempo fa. Sì. Dicevamo, finale giovedì a Firenze, ci sono 6 pullman già pronti che partiranno alla volta di Firenze, forse qualche posto libero ancora lo trovate, basta che contattate la sede di Ponte eventualmente per avere informazioni, e anche per il discorso dei biglietti, perché se arrivate come, adesso facciamo intervenire sì, il duo di là, se arrivate come pubblico ospite aggregato al Pontisola, il biglietto lo comprate qua, lo prendete direttamente qua o giù, non ve lo danno. Giulio o Bobo? Giulio. Ho una curiosità, allora il campo abbiamo detto è in sintetico, quello dove si giocherà Pontisola Pomigliano, ma il Pontisola potrà dire giocare su un campo bergamasco, perché il sintetico è fatto nella ditta bergamasca che è la Limonta. Okay, grazie. Quindi c'è questa curiosità. Possiamo dire al signore, non faccio pubblicità, non lo posso dire, perché non penso, ce ne sono 2 di aziende bergamasche che possono aver fatto nel campo. Vabbè, Bobo, cosa sei sconcertato? Ma vai avanti a confermarlo tutto l'anno prossimo. No, beh, è impegnato, cioè, con la Giana. Che notizia è che un'azienda bergamasca fa il campo sintetico? Stiamo parlando di calcio. No, scusa, invece, tienti il microfono. Cioè, questi sono già partiti. Cioè, sono già lì. Si sono già allenati su quel campo. Cioè, 4 giorni prima. Avranno i soldi da buttare via. O se no chiederemo lunedì prossimo a Piazza Lunga perché non è partito la domenica pomeriggio, la domenica mattina o lunedì mattina. Perché secondo loro, come ha detto giustamente Giulio, forse non sono abituati a giocare quelli di Pomigliano sul sintetico, allora hanno preso l'occasione di partire forse anche per buona scamanatia. Che fanno anche molta più strada, cioè loro...
Sì, ma penso che sia proprio una questione di non abitudine di giocare sul sintetico, penso io, oppure la scaramanzia napoletana ha colpito anche lì. Perciò se hanno fatto una bellissima partita ad Arezzo partendo giorni prima, avranno riproposto questa situazione. Dobbiamo dire a Ponte di partire col sale, allora glielo fornisco. Andiamo giù tra pattoni con l'acqua santa. Ok, allora io leggo un po' di messaggi. Allora, grande Cicerone, grande giocatore, grande mister, un giorno le nostre strade si rincontreranno. È Patrini, non so se hai piacere di questa cosa di rincontrarlo, però è lui che poi ci saluta tutti, grazie. Saluti, scusami, da Riccardo Maspero. Okay. Che ieri mi ha detto domani sera un abbraccio a Cicere, che mi diceva che anni che vi conoscete, tra scontri e incontri. Più incontri, nel senso, giocare contro di lui è stato, non ho avuto occasione, che ha giocato più in alto, però quando è venuto poi nel fanful abbiamo giocato esatto. Insieme. Grande, grande persona sicuramente. Poi vedremo anche la partita del Cili Verghe, perché c'eravate. Come vi hanno accolto? No, fantastico. Siete terrorizzati dal fatto che portaste male, secondo me. No, beh, all'andata 0-3, ieri 6-0. 9 gol. Incredibile partita. Ma il dopo. Che... per i lecchesi, dalla nuova... La giro a Matteo questa, poi magari. Dalla nuova società, cosa vi aspettate per l'anno prossimo? Cicco da Orsenigo. Vabbè, certamente dalla nuova società una piazza come l'Eco si aspetta di vincere. Allora, la presentazione è stata buona, però io ho visto la conferenza stampa che avete passato voi, coi piedi per terra, tranquillo. Sì, ma... diciamo, nessun volo pindarico da parte loro, però è ovvio che... E voi eravate abituati a voli pindarici, da Cala... Sì, ma è stata una parentesi difficile. Quella con Cala, ti assicuro, Federica, che è stata una parentesi veramente non abbiamo dubbi, ma ne abbiamo avute anche noi, sì, sì. Anche su Lugiana, da Quartaroli in su, in giù, a Lucariello adesso, ce ne abbiamo per tutti anche qua, non preoccupatevi. Sì, sì, ma Quartaro è un altro bel personaggio. No, certamente, ripeto, una piazza come l'Eco si aspetta di vincere sempre. In Serie D ho visto gente comunque storcere il naso per aver fatto fatica a raggiungere il playoff l'anno scorso, figuratevi quest'anno. Che, ma l'entusiasmo assolutamente, è un po' calato attorno alla squadra. Certamente quando hai 39 punti alle soglie di aprile non puoi essere contento quando ti chiami l'Eco e comunque... Hai secondo me allestito una squadra che poteva fare decisamente di più. Magari allestita male, allestita magari a zone, non in maniera omogenea, ma poteva sicuramente fare di più. Andiamo a vedere quello che è successo invece a Mapello. Io sulla scaletta ho scritto Lecco Mapello, Mara Mapello, Bonate Lecco 0-1. Lo dico per Enrico, così almeno evita di mandare il sottopancia sbagliato. Andiamo a vedere appunto quello che è successo a Mapello, fra Mapello, Bonate Lecco. Vediamo. Pronto Sorti col destro, parte ecco. La battuta. La palla si spegne sul fondo con Pedrocca, no. Nulla di fatto però, impreciso Lecco, Frattini si rifugia in angolo, si erano ben due gli avversari da saltare in uno spazio molto stretto, palla lunga per Adiansi, no. Frattini, uscita folle di Frattini ed è clamoroso, parte la battuta, stacca, attenzione Redaelli, attenzione alla palla in mezzo Adiansi. C'è un uomo che cade a terra, nulla di fatto, il tiro sulla linea Bergamini. Meno male. Sulla linea Bergamini. Vale ancora il Mapello. Siamo ai limiti dell'area, questa conclusione Frattini in due tempi. Serve bene Mauri, c'è un corridoio per Cardinio. Cardinio esce bene però in vernice, attenzione, porta scoperta Romeo. Conclusione. Siamo contro vento però. Sì, va Gritti col destro. Gritti. Adesso è buona, adesso subito. Bugno, vai, duetto vai, con vai, Mauri. Attacca. Mauri, la corsa di Mauri. Mauri ci ha abituato a queste corse, bravo, è davvero imprendibile Stefano. Quando parte. Mauri col mancino in mezzo. Bravo. Attenzione, la palla in rete! La palla in rete! Ha segnato Capogna. Capogna, dunque festeggia al meglio il suo compleanno. Bello il gol di Capogna, ma cosa ha fatto Mauri? Mauri ha fatto una cosa bellissima, è partito palla al piede da metà campo, si è fatto tutta la metà campo avversaria, quasi sul fondo ha messo questa palla morbida ma precisa sulla testa di Capogna che ha sbagliato il primo intervento ma poi ha dato forza alla palla e il portiere è rimasto un po' sorpreso, infatti l'ha toccata ma è entrata. Quindi... Mauri col mancino. Buona la palla, a cercare una torre, esce col pugno in vernizzi, non un'ottima scelta. È pronto alla battuta, parte la palla, passa ma serve gira Castagna, la gira. Castagna buona. La gira, c'è Martinelli, è un 4 contro 1,
pugno incredibile. Martinelli, Martinelli passa, Martinelli spinto, palla che resta Bugno, 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 incredibile errore, forse più palla. Attenzione, stiamo assistendo, è rosso, arriva Rosso per Gritti, Gritti giusto. Del Mappello Bonate, lancia Invernizzi, palla lunga, proprio il nostro Gritti, no, va a svettare, attenzione, prova questa conclusione, la palla resta lì, batti ribatti, c'è un fischio però arbitrale, uno contro uno Castagna, c'è un solo avversario da superare, serve Mauri, corner con Pedrocchi col destro che mette in mezzo, colpo di testa. E eccoci qui, non ho capito se è bloccato il filmato, per cui dobbiamo ripigliare l'ultima, no, andava bene così, abbiamo vissuto quello che c'era da vedere, mi confermi Davide? Sì, sì, sì. Okay. Non vogliamo fare polemica, però è impossibile non chiedertelo. Allora, l'anno scorso 25 gol, sì. Vice capocannoniere, sì. Ti hanno fatto la corte perché rimanessi, perché la possibilità di andare via c'era, sì. Sei rimasto e non stai giocando. No, 10 partite che entro gli ultimi 5 minuti, diciamo 10 minuti, fino a gennaio andava bene, ho fatto 10 gol. Era infatti adesso il capone te l'ha aggiunto. Sì. Siete a 10 tutti e due, giocare insieme? No. Sì, abbiamo provato a giocare insieme, abbiamo fatto anche bene, però in questo momento l'allenatore preferisce giocare a una sola punta, quindi preferisce lui. Faccio sbilanciare Matteo allora. Meglio l'ecco due punte con Capogni e Castagna. Due attaccanti da 20 gol insieme e penso che, bisogna farli provare a giocare insieme. Poi avevo che giù tutto il girone d'andata è mancato Cardinho, che per un infortunio che ha rimediato verso ottobre in Coppa Italia, ma e adesso è rientrato nei ranghi, comunque ha fatto bene anche Cardinho quando ha giocato, però il girone d'andata all'ecco, se non sbaglio Davide, eravamo la quarto attacco del campionato e giocavano lui e Capogna, quindi di certo insieme non hanno fatto male, nonostante la posizione di classifica era derivata più da difesa che prendeva due gol a partita. E poi l'anno comunque è andato, no? Cioè 5 alla fine ne mancano, la classifica ormai è questa, siete salvi perché è inutile girarci intorno, però perché a questo punto non divertirvi? Dice bene, punto a vincere tutte 5, Capogna, Castagna insieme. Cioè, dovresti chiederlo a lui, però. Io dico da tifoso, dico ne mancano 5, giusto? 5 alla fine. Ormai è fatta, cioè l'anno è finito male, perdonami, come diceva prima Matteo. Sì, 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 sì. Quindi salvezza, però dice, boh, mancano 5 alla fine, signori, divertiamoci. Ma quello che ci chiediamo io, ma anche gli altri ragazzi mi chiedono sempre anche loro, chissà come mai i miei compagni di squadra stai facendo con panchina. Se lo chiedono anche loro, purtroppo è così. È così. Andiamo a sentire il tuo compagno di reparto, cioè Riccardo Capogna, intervistato da te Matteo, giusto? Sì, esatto. Al termine della gara di ieri. Riccardo, partiamo dalla tua esultanza dopo il gol. Insomma, hai fatto un gesto come a volerti levare addosso un periodo difficile. Sì, difficile sotto il livello realizzativo, erano 5 partite non segnavo. In più è stato un gol pesantissimo e quindi sono contento. Ancora una volta nel primo tempo siete partiti male, cosa che accade soprattutto in trasferta, avete rischiato di andare sotto, poi nella ripresa siete stati bravi questa volta, a differenza di settimana scorsa, a sfruttare l'unica occasione che vi si è presentata. Sì, è stata una partita particolare, difficile, loro erano molto organizzati, ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, ultimamente ci sta accadendo questo, ma anche per paura degli altri, e poi era una partita tesa perché noi se facciamo i 3 punti eravamo quasi salvi, quindi magari siamo entrati in campo un po' timorosi, poi nella ripresa siamo usciti, abbiamo fatto gol un po' fortunati, poi abbiamo avuto anche 5-6 palle gol in contropiede, non abbiamo sfruttate, ma è importante erano i 3 punti. Tra l'altro sulla strada dell'Inveruno c'è appunto il Lecco, noi guardavamo le 5 partite che mancano da qui alla fine del campionato, la propria Piacenza va a sesto e quindi è sicuramente un campo complicato, poi però ha il Mapello in casa, ha in casa anche la San Bonifacese e poi andrà sul campo dell'Alzanocene e avrà in casa il Caravaggio, mentre l'Inveruno va a Borgomanero, poi ha in casa l'Aurora Seriate, va a Seregno, ha in casa il Lecco e poi andrà a Legnago, per cui sulla carta Giulio... Il cammino più semplice, se di semplicità si può parlare, chi ce l'ha? Bella domanda. Tra l'altro ieri i due bergamaschi hanno avuto questo intoppo, però visto le immagini,
lo possono mettere anche gli amici di Lecco, almeno il pareggio poteva sicuramente meritarselo il Mappello Bonate. Ieri il Caravaggio ha fermato il Borgo Manero, però la squadra a settultimo posto, che è Legnago, ha guadagnato un punto e a 5 punti, quindi la situazione è veramente difficile. Sotto si è anche accorciata sul discorso delle ultime due piazzamenti che mandano giù direttamente, quindi è una vera lotta il discorso retrocessione. È decisamente aperto, sì, sia il discorso retrocessione diretta che il discorso Ma volevo fare una domanda all'amico Matteo Bonassina: segnali dal nuovo presidente che possa essere una svolta positiva per il Lecco ce ne sono, no, a livello societario, in questo primo mese scarso che si è insediato? Beh, di certo non ha trovato una situazione facile, visto che gli stipendi, o chiamiamoli rimborsi spese se vogliamo essere formali, erano abbastanza indietro, erano state pagate, se non sbaglio, 4 rate, sì, 3 rate, poi sono arrivati e l'ultima tranche di una sponsorizzazione si è arrivati fino ai pagamenti di dicembre, se non sbaglio, per cui diciamo che questo è già positivo. Comunque è stata una cosa positiva, certo non erano soldi loro e se proprio vogliamo essere spicci, non erano soldi loro questi, quindi un giudizio non si può ancora dare. Sono arrivati, hanno detto di avere dei programmi sia a breve che medio che a lunga scadenza. Le parole possiamo dirle tutti. Di certo non c'è, al momento non c'è entusiasmo e non c'è fiducia, perché viste come è andata negli ultimi 2 anni con Cala, come è andata anche, come sono andati questi primi 5 mesi, non hanno terra bruciata intorno, non derivata dal loro operato, però possono solo ricostruire, hanno un'ottima occasione per ricostruire in una piazza dove veramente c'è dove basta una scintilla per riaccendere tutto. Rimaniamo nel lecchese, ci spostiamo dai cugini dell'Olginatese, anche se quando ci sono stati i derby l'anno scorso, anche nei playoff non venivano considerati tali. Olginate ha perso in casa con la Prosesto, anche qui andiamo a vedere un attimo le immagini. Il gol è arrivato esattamente come è successo la volta scorsa, anzi 2 volte fa, è arrivato sul finale. Qui vediamo prima una buona occasione con questa conclusione, la Prosesto è in maglia rossa, arancio, non l'avevo mai vista questa maglia rossa. Mentre la bianco è naturalmente quello dell'Olginatese, e qui c'è l'Olginatese che ha espulsione e rigore a favore, è il 71esimo, quindi siamo sulle finali di partita, ma il rigore viene parato molto bene dal portiere della Prosesto, Pansera, che tutti conoscono, che è una 79, una classe 79, quindi in giro da un po', noi lo conosciamo abbastanza. E poi è arrivato, qui c'è un'altra buona occasione dell'Olginatese con il palo, e poi arriva il gol, è del tutto inaspettato, della Prosesto che recupera palla a centrocampo, e poi Greco lascia, che è un ex fra l'altro, lascia partire questo tiro da 30 metri, non so quanti siano, però beffa il portiere dell'Olginatese, è il 94esimo. E quindi la Prosesto porta a casa questa vittoria che in chiave playoff è assolutamente importante. Con l'immagine siamo nella ripresa, ma poi non succede molto da qui alla fine dell'incontro. Andiamo a vedere, io però adesso lascio la... Dove cavolo è finito Giulio Ghidotti, che mi serve? Non ti sento, Bobo, aspetta un secondo. Ho detto che non ce la faccio più, lui sparisce come fantasmi, va, sì. Viene, non si sa dove va. Ma non l'hai cacciato tu? Ha detto che sta parlando con qualcheduno del Caravaggio. Perché doveva commentare i gol di Caravaggio Borgomanero, si sta facendo dire il tabellino adesso. Ma non lo so se va al santuario a farsi pregare per un licenziamento dell'anno prossimo, non so cosa dire. Quindi vabbè, aspettiamo che ritorni, che si faccia i cavoli suoi, che ritorni per fargli commentare Caravaggio Borgomanero, che è terminata 4. No, però facciamo una bella cosa. Mi mandate prima delle immagini di intervista, perché Mister Crotti è un po' polemico nei confronti di chi commenta i risultati di fine stagione in un certo modo. Sentiamo cosa dice il termine della gara. Parliamo della gara anche con Roberto Crotti. Allora mister, qualche problema all'inizio della partita, il Borgomanero insomma si è giocata praticamente parecchio delle sue speranze, poi nel finale in contropiede avete
chiuso la partita? Partita di calcio è lo specchio di quello che abbiamo visto oggi, insomma all'inizio quando si incontra una squadra che deve fare risultato per forza per evitare la mannaia dei play-out con la speranza addirittura di raggiungere la salvezza diretta, è chiaro che mette in campo molto di più di quello che normalmente si fa, per cui era normale attendere un'aggressività da parte del Borgomanero. La bravura della squadra nostra è stata quella di soffrire giusto quando bisognava soffrire e affondare quando bisognava affondare, per cui il calcio è fatto di queste cose qua, però vorrei ricordare che invece tante volte quando magari noi perdiamo partite come questa si va subito a fare discorsi che lasciano il tempo che trovano, fai apposta, non si impegnano, quando invece bisognerebbe essere un po' più sereni e giudicare anche quando si vince, che tante volte vinci al di là dell'impegno, del merito, ma anche perché sei fortunato negli episodi, per cui quando si arriva a un certo punto del campionato si tirano le somme, gli obiettivi nostri erano di fare un buon campionato senza mai essere invischiati nelle zone pericolose e questo lo facevamo. Poi il momento difficile dove magari perdi un paio di partite anche, come arrivava adesso il anche in maniera strana, perché con Castellano se facevamo il rigore del 2-0 dopo un quarto d'ora probabilmente avremmo vinto, poi invece la partita ha preso un'altra piega, però lì subito a dire ma perché e per come, invece il calcio è fatto di queste cose qua, oggi abbiamo vinto, lo fai 10 volte in una partita del genere, ma la pareggi 9 volte, sarebbe stato giusto anche il pareggio, però con la Castellana se facevamo 2-0 l'avremmo fatto probabilmente il terzo, il quarto, per cui vanno un po' a compensare, bisogna essere un po' più realisti nel essere contenti quando si vince, ma capire che quando si vince non è perché domini in assoluto, ma perché gli episodi vanno bene, per cui di conseguenza qualche volta questo ti si ritorce contro, per cui fatto di queste situazioni, però la nostra classifica è sempre stata decisamente buona, per cui continueremo così con serenità. Io ringrazio Antonio Milanesi e Sport in Lombardia, che è il sito su cui potete trovare interviste e immagini che vi facciamo vedere dopo la pubblicità. Io intanto preparo Giulio, dico devi commentare i 4 gol di Caravaggio e dirmi se è stato troppo modesto mister Crotti a dire che poteva anche finire in parità o se la gara poteva finire effettivamente in parità. Andiamo in pubblicità. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di... Ropeca, fabbrica italiana di serramenti in PVC con oltre 25 anni di esperienza nel settore, produce serramenti ad alte prestazioni termiche ed acustiche. I serramenti Ropeca sono progettati e realizzati con metodi innovativi per soddisfare ogni richiesta del cliente e durare nel tempo. Negli oltre 1500 metri del rinnovato showroom di Curno potete trovare un'ampia gamma di porte interne, porte blindate, inferriate di sicurezza, controtelai monoblocco, porte sezionali per garage, tapparelle frangisole e zanzariere. Il tutto correlato da posa in opera professionale effettuata dai nostri tecnici specializzati. Lo staff di Ropeca vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno. La Plaza, da più di 30 anni è la tua caffetteria, champagneria, la tua gelateria e cocktaileria. Da sempre punto d'incontro per i tuoi pranzi di lavoro, il tuo aperitivo speciale, le tue serate con musica e animazione, addio al celibato e compleanni. Da sempre il locale giusto per il tuo divertimento, la tua serata foto da ricordare. La Plaza è a Bergamo, in piazza Emanuele Filiberto 4. Ti aspettiamo! Video Anch'io, il nuovo talent show alla ricerca delle grandi voci italiane. Professionalità, efficienza e serietà in tutti i settori della sicurezza. Questo è il corpo dei vigili dell'ordine, veri professionisti a difesa delle cose che contano.
L'istituto di vigilanza è in grado di fornire qualsiasi tipo di servizio: pattugliamento stradale, servizio di piantonamento fisso, impianti d'allarme, servizio antirapina e antitaccheggio, servizio scorta e trasporto valori, videosorveglianza, vigilanza contro atti vandalici. Telefona per informazioni a Mantova al numero 0376 302 926. Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare. Forza, soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di cantare. E eccoci in studio, fortunatamente Giulio Ghidotti è tornato al suo posto, gli lasciamo il microfono per commentare questo 4-0 fra Borgomanero e Caravaggio, tra Caravaggio e Borgomanero, al quale tra l'altro è assistito, non le guardi qui con noi in TV, l'hai vista dal vero? Sì, assolutamente. Allora, la partita si sblocca a fine primo tempo per questo episodio che l'arbitro assegna il calcio di rigore. Un giocatore che sbucca, c'è un colpo di testa di Zucchinari, poi il giocatore del Borgomanero tocca, secondo l'assistente, con il gomito, con il braccio, rigore, Sonzogni, 1-0 a fine primo tempo, siamo al 40esimo. E qui il Caravaggio va in vantaggio, dopo un primo tempo dove il Borgomanero ha fatto qualche occasione. Questo è il gol del 2-0. Con Peli su apertura di Sonzogni, ma siamo al 36esimo, quindi di fatto il Caravaggio dilaga, ma solo nella parte finale. Questo è il terzo gol di Girometta, quando oramai il Borgomanero aveva completamente gettato le armi, poi in pieno recupero ancora Girometta, che era subentrato tra l'altro da pochi minuti, ha fatto il quarto gol ancora di sinistro come nella prima occasione. Allora, il Borgomanero c'è da dire che ha colpito anche un palo e qualche occasione l'ha creata. Infatti fino al gol del Caravaggio il risultato di pareggio stava più stretto ai piemontesi. Mi è sembrata una squadra abbastanza comunque con poco mordente un po' in tutti i reparti il Borgomanero. Anche davanti le 2 o 3 occasioni che hanno avuto, anche quella del palo che hanno colpito, poteva sicuramente sfruttarla meglio. Poi dopo il 2-0 la partita è completamente andata a favore del Caravaggio, quindi un Borgomanero discreto ma con pochissimo mordente, quindi la classifica non mi sorprende più di tanto. Allora, andiamo con i messaggi scomodi. Secondo me in almeno uno c'è lo zampino di Bob, magari a voi indovinare quali dei 3 messaggi. Secondo me me ne ha dati 2 veri e uno secondo me se l'ha inventato lui. Allora, per Davide, cosa ti manca per giocare in Lega Pro? Il procuratore? No, quello no, ma mi è mancato il coraggio, perché quest'estate avevo 3 proposte, non sono andato. Vuoi per l'amore di stare a Lecco, vuoi per le persone che mi hanno dato una mano a Lecco e hanno fatto una squadra per far meglio quest'anno, ho voluto restare e, ahimè, forse è stata una scelta sbagliata. Tra l'altro il tuo mister dell'Annatona ha ritrovato panchina, non è che ne avesse bisogno, adesso che sarebbe anche rimasto volentieri, poi sì, per questioni di lavoro ha preferito rinunciare e adesso esatto, Sei seduto proprio da ieri sulla panchina del Legnano. Sì. Esatto, e mi fa piacere perché è una grandissima persona, abbiamo passato un anno stupendo e gli auguro di finire questo campionato nel migliore dei modi. Andrea, perché sei dovuto andare a Busseto e non hai trovato squadra in Lombardia, naturalmente da allenatore? Dai, non sei un aziendalista, ci chiedono da San Donato. San Donato. Beh, se aziendalista si intende di portare dei soldi, sicuramente non ne porto, visto che adesso ci sono allenatori che allenano portandole. Io i soldi li cerco, nel senso che è una parte importante della mia giornata fare allenatore, come prima facevo giocatore. A Busseto ci sono andato da giocatore, diciamo, a fine carriera, perché c'è una società seria. Questa società seria mi ha proposto questa situazione che ho accettato volentieri e, ripeto, mi trovo benissimo perché c'è un progetto, quindi non ho mai guardato la distanza. Sono parecchi sì, però non ho mai guardato la distanza, proprio perché c'è la serietà di poter far calcio, e ancora di più da allenatore rispetto al giocatore è l'aspetto fondamentale che considero. È chiaro che poi situazioni più comode le potrei vagliare, sono qua anche apposta per mettermi un po' sulla piazza, sto scherzando, anche perché appunto lì mi trovo bene. E trovi differenza fra la situazione calcio in Lombardia e la situazione calcio sia a livello societario in Emilia? Sì, a livello di serenità, nel senso che sia la presenza di chi sostiene sugli spalti, ma anche la vicinanza societaria e quindi anche la stabilità societaria rispetto a questi ultimi periodi che ci sono qua da noi, diciamo che là probabilmente c'è un po' più di serenità, quindi sono cose un po' più sicure. Adesso in Lombardia davvero sono troppe situazioni, poi io nell'Odigiano davvero è all'ordine del giorno che ci sono, vedi Sant'Angelo adesso ci sono problemi, invece lì
diciamo che probabilmente c'è un po' più stabilità a questo punto di vista, e ripeto, questo per un giocatore ma anche per un allenatore dà le garanzie di poter lavorare con una scadenza un pochino più lunga rispetto al breve termine. Io faccio la domanda a Matteo, poi lo facciamo rispondere dopo, tu fai la tua. Cosa manca per una fusione tra Lecco e Olginate, a parte la divisione fra le tifoserie, per far nascere un comprensorio calcistico con basi solide? Federico da Olginate. Allora, la divisione fra tifoserie è stata... Non esiste. Sì, più che altro... Guarda, ovviamente, come saprete, il nostro derby non è con l'Olginatese che poi si divertano nei periodi che quando si avvicina alla partita dire che è un derby. Per noi derby è solo col Como. Comunque, perché sia giornalisticamente, sia storicamente, sia a livello di tifoserie. Diciamo che la parola derby si piace usarla a loro, sono loro che sentono tanto questo derby con noi. A livello di tifoseria, comunque scontrandosi negli ultimi due anni, e anche comunque quando noi eravamo in C2, arrivava sempre qualche folata maligna da Olginate. Diciamo che non sono mai stati troppo contenti quando noi giravamo bene le cose. Sono due anni che provano a proporre, nell'annata post retrocessione, poi anche quest'anno provano a proporre questa fusione che la propongono come la nostra salvezza, ma continuo a pensare che se noi avessimo intenzione di ripartire con un progetto serio servirebbe decisamente molto più a loro che a noi, perché storicamente Olginate arrivano con i soldi contati comunque a fine anno, per cui fanno sempre degli ottimi campionati. Sì, sì, infatti loro vivono con il settore giovanile. Il Magni che gioca a Modena li porta premi in valorizzazione, Scacca Barozzi che presumibilmente andrà a Parma, è stato il pupillo del loro settore giovanile, della loro prima squadra, gli porta degli introiti importanti. Però secondo me continuo a pensare che nel profondo serva forse più a loro che a noi, anche se è vero che loro comunque hanno una struttura societaria che ormai da 12 anni, se non sbaglio, li tiene in Serie D, quindi è quello che manca a noi fondamentalmente, la loro struttura, il know-how lo chiamavano in quest'estate, ricordo ancora la dichiarazione di Galbusera rilasciata a noi, era metà luglio fa, voi cosa portate? Noi portiamo il know-how. E i soldi, perché il know-how senza soldi rende poco. Sì, no? Però con tutte le competenze al mondo, però sappiamo che nel mondo del calcio i soldi le capacità vanno associate comunque a dei budget. Grandi, piccoli o medi che siano, se noi prendiamo nel nostro girone il Piacenza e l'Inverno, avranno speso, credo che l'Inverno abbia speso 70% in meno del Piacenza, solo a vedere i reparti offensivi, e sta facendo molto meglio, e Davide Ranieri, che è il DS, lo conosciamo decisamente bene, sia io che Davide, perché era qua l'anno scorso e ha fatto i miracoli con un budget molto risicato. Però un budget ci vuole. Volevi chiedere? Andrea, visto che ieri appunto con Ricky abbiamo fatto la chiacchierata fine partita che era bellissima, e poi dalle immagini chi ha il piacere della anche il match poi in telecronaca, è successo un fatto curioso verso il 35esimo della ripresa. No, aspetta, poi lo vediamo, almeno lo facciamo commentare. Volevo chiedergli cosa avrebbe fatto lui. No, glielo facciamo vedere, ecco. Facendogli vedere le immagini, scusa. Andiamo velocemente e facciamo vedere i risultati degli altri gironi di Serie D. Quindi girone A, con la Giana che ha allungato, è veramente a un passo, a un soffio dall'impresa e dal miracolo biancazzurro. Non oso pensare con quelle due maglie cosa faranno i nostri Baldi. Giana che è andata a vincere Asti 2-1. C'è stato fra l'altro l'ennesimo gol di Solerio annullato, perché sarebbe stato il terzo consecutivo. Ma anche di Biraghi, che è la terza volta che segna da quando sto qua ospite da noi. Ha segnato anche Sulis, ieri ha perso, ma ha segnato. Abbi fede. Beh, tu eri venuto all'inizio della stagione l'anno scorso. Abbiamo provato un po' bene anche te, a metà. Sì, il ritorno ho fatto 12 gol. Ok, perfetto. Giana che ha vinto Asti, deve ringraziare la Folgore Caratese che è andata a vincere la Borgosesi a 2-0. È andata peggio invece la Caronnese che vinceva a Vado fino a pochi minuti alla fine e poi è stata raggiunta sul 2-2. Quindi classifica che vede la Giana in testa con 9 lunghezze di vantaggio sul Borgosesia e ben 12 sul Bogliasco, quindi 59-56. Se andiamo verso... Cosa vuol dire segnalare? Il Val... Sì, ok.
Magari non se ne accorge nessuno, è una licenza poetica, è la lingua doc, Val d'Aosta si scrive così, va bene? Allora, Assinovese, Albese, la Caronese che per ora è a 3 punti dalla zona playoff, e poi c'è la Folgore che adesso è lì, vedi addirittura l'uscita dai playout, è stata ultima a lungo e guarda dov'è. Con Santiago e Levante, Caratese appunto e Dertona si giocherebbe i playout, ma l'Albese, che è la prima squadra salva al di fuori da questa griglia, è lì a pochi punti, per cui anche questo è un girone molto interessante verso il basso. Ma andiamo nel girone D, dove finalmente è tornata la vittoria a San Colombano, ma è vero che erano in ritiro da tutta settimana? 4 giorni e mezzo. Pomigliano che parte di lunedì, brava. San Colombano che vedi, va in... Pomigliano d'Arco, oggi leggevo la cronaca di Lodi, c'è un ringraziamento alla presidentessa. E Tassi ha chiesto praticamente il vero gruppo, da come ho capito hanno messo a posto i vari impegni, perché sono dilettanti puri, Andrea conosce bene San Colombano, riuscite a mettere a posto tutti gli impegni di lavoro, sembra, io bene li ho portato da quando è rientrato dal Cerri, guerriero novantenne ma ancora gliela smolla, come dicono i romani, rientrato e una vittoria e un pareggio. C'è da dire che Montichiari ha giocato senza portiere, diciamo, però, perché Montichiari ha avuto espulso il primo portiere e espulso anche il secondo, giustamente, da quello che dicono le cronache, ha giocato Colì in porta a un certo punto, che era stato tra l'altro l'autore del gol, se non sbaglio, sì. Annullato dal Montichiari. Comunque San Colombano ha vinto 2-0. Il Palazzolo non è riuscito contro la Lucchese nell'impresa che gli era riuscita contro la Correggese e ha preso 4 gol, ha perso 4-0, il Montichiari appunto ha perso e ha pareggiato la Correggese, per cui qui il campionato, che non dico che sembrava finito, però la Correggese è arrivata ad averne anche 7 di punti di vantaggio, se non sbaglio, adesso è lì pari punti in testa con la Lucchese a 69, quindi sarà veramente un testa a testa di quelli all'ultimo sangue. Massese a 10 punti di distanza, Mezzolara, Terma alla Romagna, e poi il San Colombano sarebbe fuori dalla zona playout, Fidenza, Montichiari, Camaiori e Palazzolo, e retrocessione diretta per Forcoli e Riccione, che vabbè, penso che prima della fine del campionato potrebbe anche finire sotto zero. Questa per quel che riguarda la Serie D, appunto. Ma andiamo all'eccellenza, perché in eccellenza sono successe veramente delle cose interessanti. Nel girone B e nel girone C si sono ribaltate le cose, mentre nel girone A, che vediamo poi alla fine, tutto è rimasto com'era. Castagnato Travagliato, ecco lì quei risultati, con la bella vittoria del Travagliato a Castagnato 1-0. Ciliveghe Musaporto. Seconda contro prima erano, adesso sono diventate prima contro seconda, un 6-0 non se lo aspettava nessuno, nel senso che no. Dall'oltre Povoghera, che gioca col Villanteio, non me vogliate Lodigiani, però potevamo anche aspettarcelo, ma il 6-0 del Civello con Busaporto sicuramente no. Ha vinto la Ghisalbese con l'Asola, ha vinto la Governolese con la Pedrocca, ha vinto il Rigamonti sul campo e la Grumellese, Galletti è rinato nelle ultime settimane, pareggio per Orsa Tresmacca e Sovale, per Sanico Valle Camonica, altra sconfitta per lo Scanzo Pedrengo, battuto in casa dal Villongo. Per cui, classifica, noi venerdì, nonostante i cervelli fumanti, abbiamo spiegato la nuova regola dei playoff, e fra l'altro era come la dicevamo io e Giulio, non era un errore come qualcuno aveva detto nel comunicato, ma oltre allo scontro secco, come novità, cioè il playout secco, c'è la distanza che non è più da calcolarsi fra seconda e chi scende, ma fra i due che si scontrerebbero ai playoff, quindi tra seconda e quinta e fra terza e quarta. Per cui se fra seconda e quinta ci sono più di 9 punti, il playoff non si disputa, se ce ne sono di più tra terza e quarta idem, ma se sono di meno e quello fra terza e quarta si gioca. In questo caso non c'è nessun problema, perché qui addirittura ce ne sono meno di 9 fra seconda e quinta e il playout sarebbe Busaporto, Pedrocca e Travagliato Grumellese senza nessun problema. Ma vedremo poi nel girone B e anche nel girone A che la situazione è assolutamente diversa. Comunque i nostri Baldi Giovani erano in quel di Ciliverghe, campo sintetico piccolo, potrebbe andare lì il Pontisola a provare a fare le prove per la Coppa Italia. Il Ciliverghe ha vinto 6-0, andiamo a vedere tutti i gol. Poi c'è Fusari, il 5 è il, stiamo osservando intanto il questo tiro, attenzione, nulla di fatto, calcio d'angolo, riparte Paganotto, lancio lunghissimo a cercare Dossò, lo trova, audi destra, Dossò ribattuto la sua iniziativa. Da fuori il tiro, risponde Carrara.
ancora addosso sulla destra, riesce in qualche modo a portare avanti il pallone, grande attenzione, rete di Luca Paghera, ancora lui, 12° minuto, dietro Bonfanti, apre tutto, non c'è fuori gioco, attenzione, esce migliorato in qualche modo, si parla addirittura di una C1 per lui. Le mie fonti mi dicono chiaramente che non posso fare il nome, ma attenzione, c'è il 2-0, incredibile, rocambolesco gol del Ciliverghe, rimane a terra Carrara pensava di avere a favore un fallo. Dosso appoggia Fusari, lungo subito verso Paghera, ma arriva Romanini, gol, grandissimo gol, mamma mia che gol di Romanini, 3-0, mentre come in questo caso stanno facendo tutto i bianco-aranci di mister Maspero. Pallone ancora in mezzo, saltano in tanti, ancora lì davanti, pericolo di nuovo, vicino al quarto gol del Ciliverghe. Mucchio selvaggio in aria, ammucchiata, parte Andreoletti col destro in mezzo, giusto, alto Sregaroli, elegante il suo disimpegno proprio sull'altro numero 7 Bassani, ancora lui, Soregaroli, rete, Soregaroli, 4, hanno addirittura la calma per giocare la palla di testa, intercettata anche questa volta, Carrara risponde, da oggi veramente un punto conta 5 volte, e questo Ciliverghe inizia veramente a far paura a tutti, la palla non è uscita, è ancora lì e sono 5 a 0. Così perché Oldoni è un mister che caratterialmente è molto forte e nei spogliatoi durante la settimana se deve legnare legna, però mai dire mai. Silvestri, gol del 6-0 di Silvestri. No, Romanini, triplettona Romanini. Porta il pallone a casa oggi, Stefano. 0. Però anche da queste immagini veramente centrocampo e difesa veramente imbarazzanti. Lo faccio in diretta. Chiedi ad Enrico l'orario preciso di messa in onda della gara intera, perché naturalmente ce l'abbiamo. 22:20 su Video Star Sport, canale 630, la vedete tutta, non perdetevi gli ultimi 20 minuti di delirio di Bruzon e Bob, perché ne hanno letti di tutti i colori, hanno pure telefonato a Giulio, in diretta loro telefonano, che dall'altra parte uno non sente niente di quello che dice Giulio, giusto Giulio, ti hanno telefonato, giusto? Appunto. Ah, ecco. Appunto. Non ti sento però, perché probabilmente non funziona il microfono, l'hanno fatto per aggiornarti, ma naturalmente non ti sentivano in telecronaca dall'altra parte, ma dopo 10 anni di televisione non l'hanno capita, ma fa niente, comunque se volete andare a vedere. Si sente invece nell'intervista Ricky Maspero, naturalmente sorridente, anzi un sorriso a 32 denti per la vittoria e per la testa del campionato. Allora, beh, un sorriso oggi che dice tutto. Riccardo, scusami se inferisco sul Busaporto, 3-0 l'andata, 6-0 al ritorno. Le partite dove a voi funziona tutto, gira tutto benissimo? No, noi cerchiamo di far sempre girare tutto bene. Il problema è che alcune volte abbiamo preso dei gol stupidi che non ci hanno permesso di vincere le partite. Però noi abbiamo sempre giocato con questo ritmo, con questa intensità e con questa qualità di gioco. E niente, oggi abbiamo vinto, abbiamo fatto bene e ero sicuro che i ragazzi oggi centravano la partita perché lavorano talmente bene che non c'è motivo per pensare diversamente. Ricky, beh, adesso davanti a tutti siete voi. Adesso siamo avanti tutti, però ci sono ancora 15 punti a disposizione e li possono fare tutti. Se noi sicuramente faremo 5 vittorie non ci potrà dire niente nessuno. Se commetteremo qualche errore, allora gli altri saranno pronti a approfittarne. Adesso dobbiamo essere bravi a dimenticare quello che è stato, tenerlo dentro, perché le vittorie aiutano il morale, danno fiducia, e vittorie di spessore sono sicuramente importanti, però quello che più conta è adesso rimettersi sotto la martedì, perché domenica c'è una partita più difficile di quella di Brusaporto.
È un Riccardo Maspero molto molto tranquillo e sicuramente si ricorda quello che era successo dopo la vittoria nella gara d'andata e quindi dice: affrontiamo una alla volta le gare che ci dividono da qui alla fine del campionato per poi poter eventualmente festeggiare per essere rimasti davanti. Mister Oldoni mi sembrava quasi sereno, non sarà segnato forse, ma io lo capisco, davanti a una debacle del genere. Sarà un piacere poi dirlo anche a mister, lui mi ha detto: è meglio perderla una volta sola 6-0, cambio pagina, colpa di tutti e di nessuno, che perdere magari male per 1-0 in maniera stranissima. Può essere vero? Sì, sicuramente sarebbe stato meglio giocarsela un po' di più, secondo me, però perso per perso probabilmente ce l'avrà volta al palco. Ma dal commento loro non c'è proprio neanche stata la partita. Busaporto ieri inguardabile, cioè bruttissimo per essere il Busaporto. Secondo me c'è da dire una cosa, facendo, cioè, non a scusante di nessuno, mancavano due uomini importanti da una parte e dall'altra, però secondo me l'assenza di Fugaroli nel Busaporto pesa molto di più nella dinamica del gioco del Busaporto di quanto possa pesare l'assenza di Bigatti nel Ciliverghe. Sì, però ieri il Ciliverghe è spaziale, cioè sì, l'avresti comunque ieri persa, 3-0 la perdevi, 4. Il Busaporto è una cosa che dopo tutti... abbiamo cominciato fine partita, non hai mai visto nessun tipo di reazione, e questo è il dramma. Non c'è stato nessun tipo di reazione neanche di mister Oldoni a fine gara, perché era lì tranquillo e sereno, sì. Che ci devo fare, è andata così, sentiamolo mister. Dicevo il cronaca, un Busaporto troppo brutto per essere vero, oggi veramente non ha funzionato niente, lo dico io, sbagliato partita completamente, non c'è da analizzare niente, si riparte, nulla è compromesso, siamo lì a un punto, 5 gare dalla fine, ci crediamo ed è sicuramente da domenica ripartiremo consapevoli che oggi abbiamo sbagliato gara, ci sta, questo è il calcio. Certo, fuori c'erano Oberti e Fogaroli, però dicevo, due uomini non possono cambiare la squadra in questo modo. Sono due giocatori importanti, però abbiamo giocato 11 contro 11, quindi non è questo, sbagliato gara completamente, forse anche è colpa mia. Mi assumo tutte le responsabilità, magari sai, carichi troppo la partita, crei magari qualche tensione che qualcuno non è abituato, però non c'è problema. Beh, a prescindere, mister, un anno favoloso però per voi, perché ricordiamolo, è ancora Busaporto ne promossa quest'anno. Straordinario, credo che gli obiettivi sono già ampiamente centrati, quindi però ci proviamo fino in fondo, dispiace perché... 6 gol sono duri da digerire anche per la società stessa, tra virgolette, i ragazzi sono abbastanza battuti, però consapevoli di aver sbagliato gara e che non siamo questi. 6 gol sono duri da digerire, anche 6 minuti di ritardo sulla pausa pubblicitaria, quindi andiamo in pubblicità, sennò. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di cantare. Propeca, fabbrica italiana di serramenti in PVC con oltre 25 anni di esperienza nel settore, produce serramenti ad alte prestazioni termiche ed acustiche. I serramenti Propeca sono progettati e realizzati con metodi innovativi per soddisfare ogni richiesta del cliente e durare nel tempo. Negli oltre 1500 metri del rinnovato showroom di Curno potete trovare un'ampia gamma di porte interne, porte blindate, inferriate di sicurezza, controtelai monoblocco, porte sezionali per garage, tapparelle frangisole e zanzariere. Il tutto correlato da posa in opera professionale effettuata dai nostri tecnici specializzati. Lo staff di Ropeca vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno. Licia, non è possibile, tutte le volte ti scontri con me. Si può sapere dove stai correndo? Scusa Mirko, devo scappare a casa a vedere 80 nostalgia. Ciao. Kiss me. La Plaza, da più di 30 anni è la tua caffetteria, champagneria, la tua gelateria e cocktaileria. Da sempre punto d'incontro per i tuoi pranzi di lavoro, il tuo aperitivo speciale, le tue serate con musica e animazione, addio al celibato e compleanni. Da sempre il locale giusto per il tuo divertimento, la tua serata foto da ricordare. La Plaza è a Bergamo, in piazza Emanuele Filiberto 4. Ti aspettiamo! Ah.
Amici di Videostar, vi aspettiamo tutti sabato alle 19 e domenica alle 13.30 con una nuova rubrica sugli animali. Vi aspettiamo! Eccoci qui, abbiamo un quarto d'ora perché mi sono mangiata un sacco di minuti di ritardo. Allora andiamo a sentire Matteo Romanini, autore di una tripletta ieri, naturalmente felice e contento con tanto di dedica al microfono di Stefano Bruson. Girano voci, quindi è ufficiale, la prima tripletta della tua vita, non potevi farla in giornata migliore. Sì, sono molto felice, soprattutto per la squadra. Anche per me, perché non mi è mai capitato di fare una tripletta così importante, poi in una partita così importante, sono felice. Chi immaginava prima della gara a un 6-0 finale? Nessuno, perché Brusa Porto è una bella squadra, infatti, ma è a meno uno da noi e domenica potrebbe già capovolgerci la situazione. Ogni partita siamo sul pezzo, domenica c'è la Pedrocca. Nella vita la prima tripletta, a chi devi farla? La dedico a mia mamma, a mio papà e a tutta la mia famiglia. Sono felice. Dicevo, l'ultimo flash, 5 alla fine. A questo punto, davanti a tutti, siete voi, chi temi di più? Il Brusaporto a meno uno, però anche il Travagliato ha fatto una grande vittoria a Castagnato, ho sentito. E comunque ci sono anche loro per la lotta. Basta sbagliare una partita e siamo ancora sotto, quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo. Per rimanere sul pezzo, tu dicevi, c'è una cosa che non ho trovato in nessun giornale, però Fabio Tonesi sul giornale di Brescia ce l'ha messo. Chiedo Andrea come si sarebbe comportato al posto di Ricky Maspero. E verso il 25esimo, mezz'ora, ci parliamo del secondo tempo, è successo che hanno ammonito Dossò, tra l'altro eccezionale la sua gara ieri, incredibile 94 di colore. E non si è capito bene che è successo o l'insulto qual era, perché mi hanno detto che in pratica lui viene insultato da un avversario in campo, i nervi iniziano a fondergli questo qui. Cosa fa Riccardo? 3 cambi fatti, gli dice: prego, ti accomodi fuori. Ha giocato in 10 per gli ultimi 20 minuti e lui mi ha detto fuori dalle telecamere: Stefano, io ho giocato fino a ieri, sapevo che rischiavi il rosso, l'ho capito prima di lui, mi ha detto. Ecco, però il risultato qual era? Brava, qualcuno ha detto non sai, è che non gli voglio rendere merito, ha fatto comunque detto, una io cosa. Ho capito che la testa gli era partita. Ok, non si è capito che insulto ha avuto, razzista sicuramente, però un giocatore, in tuo caso un mister, che dice tu esci subito, lui ha capito e fa il rosso, era sicuro, andava a prendersi il rosso. Penso una saggissima decisione di Ricky, condizionata dal risultato già acquisito, quindi. Penso che per preservare il giocatore per le prossime partite ha fatto sicuramente benissimo, cioè, difficilmente su un risultato di equilibrio a cambi già effettuati l'avrebbe fatto, l'avrebbe sicuramente catechizzato, richiamato in un'altra maniera, sicuramente ha capito la situazione, ha pensato che la cosa migliore era evitare ogni minimo problema, quindi saggio. Però il discorso che fino a ieri giocava contribuito nel tuo caso anche, cioè fino a ieri è l'emozione del campo. Sì, io sono dell'idea che sentirsi ancora giocatore, comunque conservare tanti aspetti o tanti ricordi di giocatori possa essere un bene, anche se spesso si racconta all'allenatore se è ancora giocatore. Io invece sono dell'idea che tante cose che hai vissuto da giocatore possono servire per capire determinati, non magari determinate situazioni tattiche, ma determinate situazioni comportamentali o caratteriali. Questo è una cosa che è indispensabile in tutti i lavori, averlo fatto dall'altra parte. Per riuscire io a capire. Io non ho esperienza di tanti altri lavori al di fuori dello sport, okay. quindi però sicuramente. Insegnare calcio senza aver mai giocato penso che sia ci sono praticamente anche realtà, impossibile. Realtà che vanno episodi che vanno al contrario, però sì, secondo me è sicuramente una mano a gestire questo tipo di situazioni, sicuro. Allora, andiamo velocemente a vedere i risultati del girone B.
Qui c'è stato, come ben detto all'inizio, un ribaltamento virtuale, perché il Sondra ha una gara in meno, la deve ancora recuperare, per cui tecnicamente potrebbe essere davanti vincendo questa gara, però per ora è ancora dietro. Il Cesarano si è fatto beffare dalla Gabbia Tesorgiono, che ha vinto 2-1, in virtù forse del nuovo regolamento, se mi sa conto, che dovrà giocarsi il playoff. Ha vinto anche il Mariano, 4-1 con il Real Milano, e ha vinto anche il Verdello, è tornato finalmente a vincere con la Cesanese 3-0. Il Sondra è andato a vincere ad Esio, Sulis ha segnato, era qui la volta scorsa, l'aveva promesso ma non è bastato, 2-1, e ha vinto anche il Fanfulla con l'Ardor Lazzate 3-2, il Cavenaga ha pareggiato a Crema, ha pareggiato anche la Rivoltana con la base e la Trevigliese con l'Illa d'Alamè. Quindi classifica, Sondrio in Cesarano in testa 52 punti, Sondrio 51 con una gara da recuperare. Il 19 di aprile si giocherà Sondrio Trevigliese. In panchina a Treviglio c'è il fratello del mister del Cesarano. Gabbia Tesorgiono 45, Fanfulla 40, Mariano 39, Cavenago 38, e qui è interessante vedere cosa succederebbe. Allora, mettiamo che la classifica sia giusta così. Il Sondrio elimina per la distanza di punti il Mariano, 2, 3, 4, 5, sì, perché ci sono più di 9 punti. Ma Gabbia Tesorgiono Fanfulla si giocherebbe, quindi Gabbia Tesorgiono Fanfulla si giocherebbe, la vincente affronterebbe il Sondrio al secondo turno, questa è la nuova regola. E scendendo invece avremo Rivoltana retrocessa direttamente, Cesanese Ardor base Crema, che si giocherebbero i play-out secchi quest'anno. Quindi questa è la situazione del girone B. Andiamo velocemente anche al girone A, perché qua noi abbiamo provato a fare un po' di calcoli, ma è un casino, perché è un girone con una gara con una squadra in meno, quindi c'è il turno di riposo, poi c'è chi è già riposato e chi no, e quindi non si capisce. Però l'altro Pavoghera questo girone può solo vincerlo. Ha vinto la gara 6-1 col Villanterio. Il Legnano, con l'esordio di mister Roncari in panchina, è Roncari o Roncari, Davide? Roncari. Roncari, grazie. Roncari in panchina, ha vinto sul campo della Bustese, 2-1 qui, gol, poi andiamo a vederceli. Ha vinto anche l'Atletico San Giuliano con la Solbia Sommese, il pareggio fra Conatese e Fenegrò, e poi Sestese 1-0 con la Vergiatese, Verbano 2-0 con la Pro Vigevano e Vigevano 3-0 col Magenta. Il Villa Cassano ha riposato. Quindi la classifica vede l'Oltre Povoghera in testa, i punti di vantaggio sul Legnano, che deve ancora riposare, e lo farà in questo mese di aprile, se non sbaglio, me l'ho anche segnata, alla 29esima giornata comunque. Sono domenica, cosa domenica? Cosa urli domenica? Riposo al Legnano. Domenica prossima? Sì. Sei sicuro di quello che dici? Al 100%, come se mi crescessero i capelli. Sì, ha ragione Bobo. Ok, per cui domenica a questo punto l'altro Pop potrebbe festeggiare in caso di vittoria. Non mi ascolta, vuoi dare Cassara? Secondo me sì, però adesso faccio due calcoli perché non ne sono così convinta e non sono preparata a riguardo. Per cui leggo due messaggi, li leggo da terra perché mi sono caduti i biglietti, ma ho la vista lunga. Brusonno, fai le vocine che spaventi il cane. Non so. Pure quelli spaventano. A che cosa si riferiscono? Mi mancavano anche i cani. E invece uno è per me, quando ti vedremo sui campi da gioco con la coppia bizzarra, che penso che siete voi due, proprio con loro devo venire? Non posso venire da sola? No, vabbè, allora con loro, della Lombardia, beh, ogni tanto sono venuta, quest'anno sono venuta anche due o tre volte. Ma dove l'hai vista Bobo con noi, due o tre ma volte? Ma sì, a Cesarano ce l'ho io una volta. Due o tre volte? Anche a Grumello. Anche a Grumello, ma cosa stai dicendo? Poi vado in giro da sola, preferisco andare in giro da sola, potrò scegliere, no? L'anno scorso però. Giovedì sono a Firenze, con Giulio però, non con la sua coppia. Sai, noi facciamo girare l'economia io, Brusone. Sì, sì, fate. No, ma anche noi, perché noi spendiamo, perché voi producete e noi spendiamo. Ma non da noi, da un'altra parte. Ci vogliono anche, ci vogliamo anche noi per far girare l'economia. C'è il barcino tu, hai preso quella giusta, ma allora andiamo a vedere i gol di Bustese Legnano, dell'esordio di mister Roncari sulla panchina del Legnano. È finita 2-1, ma io ho bisogno del tabellino altrimenti mi ci perdo. Con giusto, ce li abbiamo i gol? Sì, assolutamente, non guardatemi così Michele, fammi dei segnali, ce li abbiamo, li ho messi in scaletta, perfetto. Allora, dicevamo, Legnano che è andato a vincere sul campo della Bustese, è passato in vantaggio però la Bustese con Casiraghi, che non ha ancora voluto trovarci quest'anno. Gol al secondo minuto, il gol di Ceriani del pareggio è arrivato al 23esimo per il Legnano, e poco dopo, 10 minuti, questo è il gol del 23esimo di Ceriani, mentre il
bellissimo gol, il 2-1 di Anzano, è arrivato al 32esimo, quindi poco dopo, con il Legnano che ha quantomeno tenuto indenne il gap di punti dalla prima e soprattutto punta a giocarsi la seconda parte, quindi il playoff, è quello qui, il 2-1, il playoff col vantaggio della posizione di classifica, visto che appunto è la... Cosa stai facendo, i calcoli? In caso che l'Oltre Voghera vincesse domenica, con 27 partite pari giocate, è Serie D. E dove gioca? Te lo dico subito, a Magenta. A Magenta, un po' lontanuccio, cavolo, se no potevamo andare. Perché va a più 15, ma è il discorso che hai vinto due volte su due con Legnano, quindi è matematicamente Serie D. Giulio, sei concordi? Hai seguito il discorso? Stiamo parlando dove vanno domenica prossima. Vi facciate i cavoli vostri, come al solito. Ho detto a Magenta, Guido. Allora, invece facciamo un ultimo giro di domande ai nostri ospiti, così chiudiamo il discorso. Abbiamo 5 minuti, quindi non ne abbiamo di più, per cui possiamo fare un... Io ho una cosa, un flash a Andrea De Rodigiano sul discorso Sant'Angelo. Un tuo commento a prescindere. Situazione generale, tutto. Beh, al di là che sono stato avversario sul campo tantissime volte, quindi ho odiato Sant'Angelo come possono fare tutti i fanfullini che hanno giocato con la maglia fanfulla, però è un grossissimo dispiacere, perché è comunque una piazza importante dove si è sempre ispirato la voglia di calcio, e vederli davvero ansimare così in queste ultime stagioni è un'assurdità. Per me è l'assurdo più grosso, però, che due o tre stagioni fa ha vinto l'Eccellenza con una squadra incredibile e adesso si trovano non in grado di poter sostenere la stessa categoria, quindi ci sono state delle gestioni poco credibili, cose già passate a lodi, purtroppo vicine a noi, e quindi una storia che si ripete purtroppo troppo vicine nelle nostre zone, senza programmazione, senza futuro, quindi probabilmente è giusto così. Adesso il problema per i Sant'Angiolini, e che gli auguro invece, è quello di ripartire, però ho tanti amici lì e sono davvero scettici che stavolta non si riesca a ripartire subito nell'anno immediato. Programmazione, futuro, hai detto, è una società che ha questa programmazione, questo dalla sua parte, mi trovo bene, sì, ripeto, però potrebbero convincerti a tornare a casa, in regione quantomeno, se non in provincia, visto come siamo messi a Lodi. Certo, ci vorrebbe davvero un progetto competitivo, quindi una categoria uguale o migliore a quella che sto facendo, e un programma serio, quindi altrimenti, ripeto, c'è una squadra, alleno una squadra che ha davvero qualche anno di prospettiva, in squadra titolari fissi tra i 96, di cui uno ha già fatto 8 gol. Se non ce li soffia il Parma, che giovedì due di questi vanno a provare in primavera a Parma, abbiamo anche l'anno prossimo una squadra che può ancora fare meglio, quindi ripeto, mi sto divertendo, c'è serietà a livello societario, quindi per decidere di spostarmi dovrebbe esserci qualcosa di davvero allettante, interessante, un po' più vicino. Davide, ti chiamaste Roncari, ti dicesse io sto a Legnano in Eccellenza l'anno prossimo, tu scenderesti di categoria? Non lo so, perché già quest'anno ho bruciato un bonus. Scendere sarà difficile, però a fine dell'anno faremo le valutazioni. Faccio un'altra ipotesi: Legnano vince i playoff e sale in Serie D. A questo punto ti accontenti di rimanere nella stessa categoria? Bisogna vedere se mi vogliono, quello è il problema. Ok, vabbè, Matteo, l'hai già bocciata la fusione, si rimane così, siamo tranquilli, una società nuova c'è, gli diamo il tempo di lavorare e poi di giudicare eventualmente. E altro non credo che non possiamo fare, io soldi da dargli non ne ho. Okay. Voi, Davide, non credo nemmeno te, che ti dovrebbero dare a te, tra parentesi. Ci diamo appuntamento ad inizio stagione prossima, cioè un finale di stagione, un'estate di mezzo che porta sempre delle novità importanti, anni... ci diamo magari appuntamento all'inizio della prossima stagione, così vediamo come stanno lavorando, come hanno lavorato. Beh, credo che prima di fine estate, credo che già a giugno si potrà avere un bilancio più realistico, anche perché eventualmente il termine ultimo rimane sempre la fideiussione, quindi l'iscrizione da presentare a metà luglio, quindi da lì non si scappa. Allora, noi naturalmente ringraziamo l'Eco Channel per le immagini che ci fornisce ogni lunedì, e ringraziamo anche tutte le società, dalla Piacenza al Pontisola, alla Roma Seriate, all'Olginatese, al Seregno, spero di non essermi dimenticata nessuno, che fanno la stessa cosa, quindi ci permettono anche di andare in onda con tutte queste immagini. Dici, Bobo? No, sembra che stasera finiamo la trasmissione.
No, comunque, approfittato, stasera, avendo qua Matteo, ho approfittato. Stasera cattivissima, ci hai sempre fatto le domande quando stavamo discutendo di calcio tra di noi. Ma infatti... sempre. Perché voi dovete imparare a partecipare, non a farvi gli affari vostri. Comunque, venerdì c'è l'anteprima e ci saranno le immagini della finale di Coppa Italia, perché giovedì saremo, salute permettendo, del regista a Firenze per seguire Pomigliano Pontisola direttamente. Quindi poi venerdì e anche lunedì prossimo, per Parliamo di Calcio, ve ne daremo comunque conto. Non so dove saranno loro domenica, adesso vediamo. Magenta è un po' lontanuccio per voi, però sarebbe una bella tappa. Parlava del loro derby Lecco Como. O il Ginatese Lecco, noi ci accontentiamo del nostro piccolo derby Cavenago Fanfusa. C'è rimasto. Sempre di casca, non c'è. C'è rimasto solo, in tutta la provincia. Andrea mi dà ragione. L'unico di eccellenza. Fin tanto che c'è, tu dici vado a vedermelo. Ok, va bene. Io ringrazio Andrea Ciceri, Davide Castagna e Matteo Bonaccini naturalmente. E noi ci vediamo venerdì con l'anteprima Parliamo di Calcio e lunedì prossimo con Parliamo di Calcio alle 20.45. Arrivederci. Sembra strano stringersi la mano, forse no. Più su, il tuo timore che sale su. Più su, ora intervieni anche tu. Il programma è stato offerto da Propeka, fabbrica italiana di serramenti in PVC. Vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno.